Sta andando benissimo questa operazione carro di Troia, cari ragazzi. Io sono Gabri Osta. Volete imparare a vedere come si accendono le ipnoscatole? Gli interruttori sono protetti da barriere laser. Quando ci avviciniamo, Bentley entra in azione. Quando le avrà disattivate, possiamo accendere l'interruttore. Proviamoci. Ok, ora disattivo le barriere laser. Ok, disattiviamo le barriere laser. Ma ricordatevi i comandi. L3 per spostarvi e R3 per sparare. Se vogliamo attivare quei tre cosi verdi, bisogna disattivare le barriere laser. Questo è il primo terminale da violare. Ma vi avverto, ragazzi, se lo facciamo, Murray si infurierà così tanto e comincerà a sfondare la porta e non lo riconosceremo più. Aziona il comando per attivare l'ipnoscatola. Subito. E ora sta a sentire cosa dice Murray. Cos'è questo suono? Rabbia! Devo fuori! No! Ora comincerà ad infuriarsi. Si infurierà così tanto. Bene, passiamo al secondo interruttore con un'altra barriera laser. Penserò io al muro laser. Bravo Bentley, pensaci tu. Tu che sei il re degli hacker. Gli avatar virtuali rossi hanno dei cannoni, però. Ve l'ho detto, quelli rossi resistono quando sono grossi, mentre altri piccoli sono troppo leggeri per distruggerli. Avete sentito quando Murray si stava per infuriare? Purtroppo era stato costretto a mangiare spezie e io l'ho visto così strano. Strano lo è di sicuro. Bisogna aiutarlo, Murray, anche se è ridotto male, il nostro ippopotamo rosa. Bene, vediamo cosa succede. State a vedere tutti quanti insieme. Tutto libero! Certo che è tutto libero. Ora state a vedere cosa succede. Sono una piccola teiera, tozza e robusta. Fammi cadere e rompo tutto! Ora non si riconosce più, Murray. Si sta arrabbiando così parecchio. Dai, Gabri Osta non aveva mai visto Murray arrabbiarsi. Ora pensiamo all'ultimo interruttore e all'ultima barriera laser. Ci penso io. Bravo, Bentley, pensaci tu. Facciamo quest'ultimo terminale e accendiamo l'ultima ipnoscatola. Dopo, quando avremo liberato Murray, useremo la sua forza bruta e la sua carica devastante per distruggere le ipnoscatole. Avete capito? Ok, pensiamo al lavoro e non perdiamoci in chiacchiere. Perché qui ci vogliono fatti, non parole. Questi pallini rossi ci bloccano la strada e non possiamo avanzare. Vai, adesso! E abbiamo acceso l'ultima ipnoscatola. Io vi saluto.